c'è Giacomo Supreme in Italia, facciamo festa, dai, c'è anche Pippo, una... Pippo. Allora, ieri, ieri o l'altro, hanno annunciato che esce Giacomo Supreme in Italia, qui, proprio da qualche mese, che lo... proprio iniziano a doppiarlo adesso, ora. Sì. E la notizia più bella, no, proprio... Cioè, vabbè, più o meno, ha fatto i provini. E la notizia più bella è che hanno chiamato i doppiatori giusti a farlo, non quelli di Roma... Che dobbiamo nei film, che onestamente, beh. Cioè, quelli giusti, quelli di Milano, quelli di tipo Iacono, La Pacotto, Olivero, tutti, spera. Scarabelli, no, Olivero sì, Olivero è uno dei punti, ma non è stato confermato. Poi, non è stato confermato, però c'è cioè, lì il tizio di Recaio, come cazzo, Cesare qualcosa. Ha scritto, beh, un attimo che lo ritrovo. No, scusa, vabbè. Ha scritto: siamo noi le voci storiche. Quindi, Sì. Quindi, tutti quelli che sono ancora vivi sono lì. Si spera. E Goku lo doppia Claudio Moneta. Cioè, che... hanno detto che secondo le voci, se tutto è vero, lo doppia Claudio Moneta. E spero di sì, perché io già temevo che chiamassero Cosola di Rubber. Come Renato Novara. No, è lui, Renato Novara che doppia Rubber. Sì, è nato Novara, ma non c'entra niente con Goku. Beh, sembrava sì, capace, anche con Rubber non c'entrava niente, però che ha messo quella voce lo stesso. No, con Rubber più o meno la voce giovanile più o meno si può adattare, ma con Goku no. Luigi Rosa a doppiare Goku. Così no, a caso. No, comunque, vabbè, praticamente hanno fatto questo bel annuncio qua, perché ormai io ci avevo perso le speranze che doppiassero i super, quelli giusti, eh. Io pensavo che doppiassero sempre quelli di Roma. Ma anche loro, per me, anche loro di Roma erano convinti che lo facevano loro. Sì, abbastanza, erano tutti gli spavaldi. Seguite Dragon Ball Super, qui arriverà in Italia col doppiatore Andrea Ward che aveva fatto il trailer sotto richiesta di un fan, secondo lui, perché secondo lui, ma tanto lo doppiamo noi, tanto vale che faccio già il trailer, così, e invece l'hanno preso. Ma va benissimo, Ah, comunque, sì, prima che... allora, a me non è che fanno schifo le voci di Roma. Sono bravi quando però fanno le cose fatte bene. Con Dragon Ball fa tutto in fretta, i film erano doppiati non proprio a cazzo, ma quasi. Cioè, quello di Bills, anche quello di Freezer, aveva lasciato pure i versi in giapponese. Che cacchio è? Sì, è vero, un cioè, po' troppo. Poi Goku che faceva la voce più generica possibile. Cioè, io non è che sto a dire, ma... Però, cioè, si sente che ha doppiato un po' in fretta, Cioè, magari non è anche colpa loro, però... Ma mi sa che tipo i film, quelli vecchi, hanno doppiati meglio, non so perché è successo quello. Vabbè, tipo li hanno doppiati in fretta e furia e sono venuti fuori risultati mediocri. Vabbè, sono quelli giusti, l'importante è quello, poi vedremo se vengono fuori meglio o peggio. Ma confermeranno ogni doppiatore originale, cioè italiano con quello, con il giusto personaggio. Guarda, quelli più importanti. Che, cambiano le carte, mettono Olivero a doppiare Vegeta. Patrizia Shark a doppiare Ye Junior. Dico ovviamente che possono cambiare anche qualche voce, ok, ma l'importante è che tengano Olivero a doppiare Junior, Iacono a doppiare Vegeta, la Pacotto a doppiare Bulma, la Shank a doppiare i bambini La Shank, se tutto va bene, doppierà Goten e basta. Sì. Vabbè, l'importante è che ci sia, ecco. Ah, e forse a Gale. Perché sta a Gale? Sì, tipo in una scena e basta. Ah, così, bello. Easter egg. Che bello, proprio così a caso. Sì. Quello di Mr. Satan, come si chiama? Riccardo Lombardo. Quello lì deve essere quello giusto. Anche Majin Buu, ma quello è ovvio che mi sia detto quello giusto. È Rovati è dappertutto. Sì. Ma io sono curioso per i personaggi che avranno le voci nuove. Ovvero Goku, già più o meno Claudio Moneta, se è davvero lui, ci sta bene. Però per esempio... Freezer che doppiatore avrà? Non si sa. Bills e Whis che doppiatore avranno? Non si sa. Ciampa, quell'altro, Black Goku, Zamasu, non si sa. Cioè, Black Goku forse è sempre Claudio Moneta, perché... Ma io dico che sarebbe una buona mossa se mettessero Luca Sandri. Sì, è vero, sarebbe una buona mossa, è vero. Invece Zamasu però... va bene anche lo stesso di Kaioshin normale. Potrebbero... Cioè, Kaioshin normale è super. Sai qual è il fatto? È che dato che in Super adesso usano sempre Masako Nozawa per fare sia Goku che Black Goku, hanno detto, secondo me hanno pensato proprio così. Prendiamo Claudio Moneta perché riesce molto meglio di altri ad adattare la voce, quindi riuscirà a fare Goku con una voce abbastanza giovanile e serena, cioè, e riesce anche a interpretare Black Goku che lo fa tutto. tipo Zero Mix.
sì, perché? No, perché è venuto in mente questa cosa qua. No, ti prego, Zero Mic no. Azamasu, Zamas, come cazzo si chiama? Ci stava bene Lucas Andri. A tutte e due. No, vabbè, Lucas Andri, Zamas, come cazzo si chiama, e Black Goku sempre Claudio Monet. Ah sì, anche quello. Boh, comunque l'importante è che ci siano quelli di Milano e che non facciano cazzate. Beh, Recario sarà lo stesso. Poi per il resto, appunto, le altre voci sono anche... Cioè, vabbè, Krilli forse. Cioè, immagino che metta la voce... non si sa, non si sa se lo fa lo stesso di quello là, della saga di Majin Buu. Tipo che di colpo gli dà la voce da bambino. Che poi, vabbè, in realtà cioè, era adulto, ma visto che era pelato, allora boh, bambino. Ah, si è pelato, oh, si è pelato di nuovo, dobbiamo dargli la vecchia voce. Che da una sega all'altra cambia sempre voce. Che cacchio. Vabbè, C18, la stessa voce va bene, cioè non mi dico, cioè io se ancora doppiano, sì. Ma guarda, io gli unici che non doppiano più, perché sono morti, quindi ok, è ovvio. Sono Freezer e Goku. Io lo dico qua, io non ho ancora visto niente di Super. So più o meno la storia, so i personaggi, perché tu clicchi su YouTube. Dei consigliati tengono fuori 6 kg di spoiler di Super. Però io non ho visto neanche un episodio. Quello che mi viene da pensare ora, a parte i quali doppiatori metteranno, ma come adatteranno il tutto? Lo adatteranno come Dragon Ball, come al solito, ovvero la maggior parte dei nomi li cambieranno, oppure useranno quelli vecchi, oppure useranno quelli nuovi. Che cazzo faranno? Ma secondo me, sai cosa fanno? Una via di mezzo, cioè invece che usare tutti i nomi nuovi e tutti i nomi vecchi, fanno che alcuni quelli più buoni, quelli più che si possono ancora mantenere, tipo Supremo, così li mantengono, perché tanto l'hanno fatto anche a Roma così. Invece le robe tipo da sostituire proprio, tipo Junior Onda Energetica, li sostituiscono e basta. Cioè tipo Junior non dicono più Junior. Secondo me dicono Piccolo di colpo. Però vabbè. No, non credo, sai. Credo che almeno i nomi dei personaggi li lasceranno tipo Junior, Bianco, Krilli. Può essere. Non lo so, bisogna vedere sì come perché... lo fanno. Sì, perché se no la gente inizia la rivolta. Se prima la rivolta era nel 2005, ma i nomi, la Merget, li ha cambiati così fino a 10 anni, per 10 anni. Ma hanno usato i nomi originali, non quelli che conosciamo noi. Sicuro. Ma vabbè, tutti gli unici nomi che proprio andrei a sostituire da se fossi io il direttore sono le tecniche che metterei, quelle giapponesi. A parte quelle proprio impronunciabili, tipo Makanko Sappo, io le metterei. Va bene, canone speciale, vaffanculo. Olivero a dire Makanko Sappo. Ma per adattare tutti i dialoghi, cioè le scene, eccetera, eccetera, faranno censure? E altra domanda con risposta. Ma ci sarà ad adattare la Scaglione con i suoi termini sempre così? Ma non lavora più la Scaglione, mi sa. Ma forse è meglio. Così non sentiremo più Goku che dice a Vegeta: non urlare come uno straccivento. No, è Vegeta che diceva. Comunque, beh, a parte la Scaglione, che mi sa che non lavora più, quasi sicuro. E le censure non credo, perché non censurano più. Conta che già i film non erano più censurati nei dialoghi, quindi figurati se censurano mo. Sì, ma tipo le cose sessuali di solito censurano. Ma lì può essere che ma ci sono delle cose sessuali in Super. Cazzate tipo del genio, probabilmente. Ah, ecco. Ecco, genio è facile che dicano solito... Muten invece che genio. Un nome che... Ah, dici? Nei film già diceva Muten. Cioè, mi ricordo io che in un paio di film diceva Muten. Lo dicevano qualche volta ogni tanto, ma più delle volte dicevano genio. Non mi ricordo, il film della prima serie l'ho visto una volta nella mia vita e basta. No, vabbè, okay. Ovviamente io spero che le pronunce le dicano quelle classiche, così. Che dicono, ma è più sbagliato, così, però, frega cazzo. A parte che Saiyan è una parola che è inglesizzata dal giapponese, quindi non esiste che Saiyan è più giusto di Saiyan. Saiyan è più giapponesizzante, tra virgolette, perché l'accento è alla fine. Quindi dei due è più corretto Saiyan che Saiyan. Io pure Satan. Pure Satan, Satan è come lo direbbero i giapponesi. Fammi finire. Satan è come lo direbbero i giapponesi. Invece Satan è come lo direbbe un idiota, perché in inglese è Satan, quindi... Io non vorrei che alcuni doppiatori, dato che non fanno quel tipo di personaggio da anni,
sminchiano la, il modo in cui lo facevano e tipo cambiano completamente tono. Tipo, vedi, di che ne so, Gohan, che invece di fargli fare la voce quella da adulto, cioè Gohan adulto, che c'è tutto figo, gli fa tipo la voce di Ash. Tipo così. No, ma io l'unico che vedo in difficoltà in questa cosa è Olivero. Perché per dire Yakono, quando ha fatto l'intervista, faceva voce Vegeta bene. Garbolino, quando ha fatto gli spot di Battle of Z, faceva la voce bene. Simone D'Andrea, quindi non ti devi preoccupare. E invece lui, Garlic! E lui di colpo da junior giapponese è diventato quello americano con la voce così, è diventato col McGrath verde. È diventato. Sì. No, non maledetto. Vabbè, ma fai conto che in Super Junior è utilissimo, non fa un cazzo, quindi... Vabbè, cioè partecipa al torneo spaziale, quello là, tipo Paikwan. Sì, che ma spazio, è anche nella saga di Freezer, tipo combatte contro i soldati un po', però... E cioè, fa poco. Vabbè, Super parla poco. Non l'ho visto ancora, lo vedo in italiano perché ho aspettato apposta, quindi... Sì, ma mi ha detto Ciccio che parla poco, cioè, quindi volendo potrebbero comunque mettere Olivero, che tanto gli danno... vai, Olivero, di la tua frase. Ma è mostruoso, bravo, gli danno uno zuccherino. Una vita senza ideali, di colpo, da nulla, stile America. Junior, cosa hai da dire a riguardo? Una vita senza ideali. Non è da... E poi nel caso di doppiaggio c'è il direttore che non so mo chi sarà, che dice tipo: no, Alberto, hai sbagliato di nuovo. Dovevi dire: ha un'aura potente, è mostruoso. E Olivero fa: cazzo, mi sbaglio sempre. Con la voce di Cole mentre fa sì. I po' di scena. Vabbè, comunque adesso vedremo com'è. Probabilmente dico uscirà nel 2017, credo. Sì, hanno detto 2019, hanno detto che data indicativa dalla fine del 2016, tipo novembre, dicembre, hanno detto fall 2017. Fall 2017 è inverno. Allora, io ho letto queste notizie qua, che è prevista l'uscita dal autunno 2016 a... sì. Inizio 2017, però non so se è previsto uscire, nel senso che forse esce tra questo a quello, inizia a trasmettere tra questo a quello, o lo trasmettono durante quel periodo. Bah, io dico che potrebbe iniziare non a gennaio, perché gennaio non credo, secondo me inizierà tipo i primi di febbraio. Perché comunque conta che sono 51 episodi, sono due mesi, quindi potrebbe essere dicembre-gennaio. Più o meno. Sì, ma fai conto che stanno anche aspettando che finisca Super in Giappone. È finito, credo. No, ancora no. No, è finito nel senso che hanno finito il primo pacco di episodi da un po'. Cioè, a quanto hanno detto, a Mediaset, come tutti gli altri stati, hanno comprato solamente i primi 51 episodi. Perché gli altri sono parte... I primi 51. Perché gli altri sono parte di un altro pacchetto di episodi che lo venderanno dopo, quando sarà finito. Che mi sa che fanno così perché per fare in modo che non esca 3 anni dopo, 10 anni dopo come lo Z. E quindi... sì. E quindi praticamente penso che inizino a doppiarlo adesso, mo, e lo trasmettano tra il 2016 e il 2017. Quindi già a dicembre forse sapremo qualcosa, cioè vedremo qualcosa, o anche a novembre. Io dico che i primi 50 episodi inizieranno a trasmetterli nel 2017, verso gennaio-febbraio, direi più febbraio secondo me, iniziano e in poco tempo li finiscono. Cioè, non so se faranno un episodio al giorno, potrebbero anche farne tipo un giorno sì, un giorno no, E tanto, sarà bello di sentire le vecchie voci, sarà bello vedere Dragon Super in TV, però sarà brutto vedere 40 episodi di roba già vista, cioè i film del cazzo. Però vabbè. No, ma nemmeno 40, saranno... 25, massimo 30. Ah, dura così. Ma secondo me nemmeno perché. Ma secondo me nemmeno perché. Ci stanno fino adesso 4 saghe. Quella di Super Saiyan God, vabbè. Quella di Bills, quella di Freezer, quella del torneo e quella di Black Goku. Quelle più lunghe sono quelle del torneo di Black Goku. Quindi. E comunque speriamo anche alla sigla, dobbiamo cambiare la sigla perché quella giapponese, dite quel che vi pare, fa schifo. È la sigla più brutta correlata a Dragon che abbia mai sentito nella mia vita. È vero, non è bella, io voglio la sigla di Giorgio Vanni.
cioè nuova magari, una nuova sigla di Giorgio Vanni, non una sigla sì. copia e incolla stile magari senza rapper come l'ultima volta. Vabbè, comunque l'importante è che ci sia una sigla nuova, non quella di super giapponese, che boh, io onestamente, no, io non capirò mai, perché in quelli di super giapponese sono chiamato Kageyama, lì come si chiama quello che faceva anche ha fatto 100.000 musiche di Dragon Ball, ha fatto quelle dei videogiochi, quelle di dello Z, cioè, le ha fatte tutte lui, che cazzo vanno a chiamare un altro tizio che fa una sigla così, cioè può essere anche orecchiabile dopo un po' che la senti, perché sì, però alla fine a conti fatti, se tu prendi la musica di Budokai 3 la butti lì, c'è una sigla migliore di quella lì, è più dinamica, c'è la voce di quel tizio là che è Giovanni giapponese, quindi va bene, sì. Invece no, hanno chiamato quel tizio lì, io non so chi sia, probabilmente è famoso, non lo so, perché è Dragon Ball, però boh, a me non piace la sigla giapponese, neanche un po'. Poi non so, non ho sentito quelle dopo, non ho sentito quella finale, ho sentito solamente quella iniziale e non mi piace, poi magari quelle dopo sono anche più belle, boh, che ne so. Però chiamate Giorgio Vanni, fate fare una sigla a lui e basta. Questo. Oppure chiamate anche qualcun altro, basta che non mettete quella giapponese che fa schifo. E non l'hai adattata in italiano, perché comunque fa schifo lo stesso, anche in italiano fa schifo. E ci vediamo nel prossimo video e... vittoria!